è successo niente. Di Gabriella io vado un po' in basso, cioè, nel senso che volevo semplicemente dare così testimonianza di una riflessione che noi stiamo facendo sui bisogni emergenti, chiamiamoli così, che poi sono stati ampiamente citati prima, e come abbiamo cercato, come stiamo cercando di rispondere a questo in termini anche organizzativi. Allora, il bisogno emergente, l'hanno detto tutti più o meno prima, è quello della solitudine che è in qualche modo, come dire, endemica nella condizione degli anziani, ma che certamente questo lungo periodo di isolamento ha drammatizzato, insomma, ha fatto emergere in modo molto più vivace. E uno dei nostri compiti è cercare di rispondere a questo bisogno. E qui c'è subito un problema, perché la solitudine bisogna scoprirla. Se è vera solitudine, non dà segnali, non parla, non si vede, bisogna andare a scoprirla. E allora, noi tra l'altro abbiamo l'handicap, se volete, di essere un'associazione giovane, quindi ancora poco conosciuta sul nostro territorio. Territorio che va diciamo da Tavernola a Brienno, quindi è un territorio abbastanza vasto, parliamo di 18.000 abitanti, divisi però in 6 comuni e un pezzo di Como, tutte situazioni molto chiuse, quindi molto poco permeabili. Allora, la faccio breve, è un po' più complicato, ma visto che voglio restare nel giro di un paio di minuti, la risposta che abbiamo dato e che stiamo cercando di attivare è quella di un fortissimo radicamento sul territorio, cioè un forte decentramento. Vi ripeto, parliamo alla fine di 18.000 abitanti, ma che hanno queste caratteristiche. Per cui abbiamo da un lato attribuito dei compiti di referenti territoriali in modo tale che siamo più vicini in termini di conoscenza, no? C'è uno che abita in quel piccolo paese, che lo conosce, che ha rapporti, sa dove sono i gangli comunicativi anche, perché fare comunicazione a questo tipo di popolazione è difficilissimo. Non hanno l'email, non usano WhatsApp, non c'è un giornalino locale, quindi bisogna andare proprio a stanarli. Allora, attraverso un presidio del territorio, quindi è un presidio di responsabilità in quanto abbiamo dei referenti territoriali, ma anche un presidio fisico, cioè stiamo aprendo una rete di sportelli aperti 2 ore alla settimana, che diventano anche, devono diventare, stanno, speriamo che diventino anche dei punti di conoscenza, di scambio, di aggregazione. L'idea è di avere 5 sportelli che funzionano in questo modo. Per adesso ne abbiamo solo 2. Però ci sono già delle risposte, insomma, no? Cioè, tra affissione delle locandine, passaparola, una presenza fisica, stiamo avendo una risposta che ci permette di far emergere questo bisogno di uscire dalla solitudine. Poi i canali sono quelli della telefonia, dell'andare a trovare le persone. Ma prima di rispondere al bisogno bisogna identificarlo, ecco, questo è il tema.